Assessore, alle nostre spalle c'è il parcheggio San Francesco che a breve vedrà, salvo sorprese, insomma, la nascita del McDonald's. È stato fatto un ulteriore passo in avanti in tal senso. Sì, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la proposta di PEF che è stata valutata dai nostri uffici, quindi attualmente abbiamo un piano economico finanziario relativo a quel parcheggio in equilibrio con una serie chiaramente di agevolazioni per l'ente, per la città di Teramo, per tutta la città, oserei dire, perché saranno oltre 100 i parcheggi che verranno riconsegnati gratuitamente alla città e dei quali insomma, anche potremo disporre per tutte le esigenze che abbiamo soprattutto in particolar modo per i residenti. Quindi adesso mancano pochi passaggi in questo senso, chiaramente dei passaggi anche con la maggioranza. In Consiglio Comunale chiaramente gli atti sono già passati, sia quello del protocollo d'intesa sia la mozione di indirizzo, e quindi diciamo che siamo agli sgoccioli dell'iter diciamo, delle procedure. Poi chiaramente potremo anche approvare tutta la parte tecnica del progetto in questo senso. Riferimento può essere sempre all'inizio dell'estate. Beh, diciamo che stiamo lavorando tutti in quella direzione, quindi speriamo che poi ecco, non ci siano intoppi. Io sono sempre molto cauto su tutto perché sono procedimenti anche molto, molto delicati sui quali insomma, è necessario avere la giusta prudenza. Anche i tempi di realizzazione sono anche tempi molto rapidi perché insomma, anche a livello di strutture, sono strutture che si montano e si costruiscono molto velocemente. E tutti si sono concentrati sul tema enogastronomico. Io non l'ho vista proprio come un'azione sull'enogastronomia, ha poco a che fare con l'enogastronomia. Stiamo recuperando un'area di parcheggio che è soprattutto chiusa, cioè della quale si utilizza solo il piano superiore. Illuminandola chiaramente in maniera da rendere più sicuro anche tutto lo stabile, rendendola attrattiva, restituendo 100 posti auto alla città, collegando il parco fluviale con un ascensore, quindi anche sappiamo quanto è complesso dal centro storico scendere al parco fluviale, ci sono degli accessi un po' ripidi, quindi anche complessi. In questo modo, renderemo anche facile l'accesso anche soprattutto per le persone che hanno difficoltà a percorrere gli attuali percorsi, quindi ci sono tutta una serie di vantaggi per tutta la cittadinanza e soprattutto quello di cercare di riempire questo grande vuoto per il parcheggio San Francesco, perché conosciamo tutti quelli che sono i problemi anche dei parcheggi in città. Quindi è un'operazione soprattutto che ha questi vantaggi. L'aspetto enogastronomico non è un aspetto che ci interessa più di tanto, in quel senso non è un aspetto che abbiamo come dire, valutato, ma nel senso che di fast food chiaramente la città ne ha anche altri, non è questo il tema, anzi in qualche modo siamo riusciti ad ottenere il massimo vantaggio soprattutto per tutta la collettività.